come temevamo. La Federazione ha messo in orbita un'arma cinetica riconvertendo i rottami del nostro Odin. Quanto tempo all'attivazione? Ignoto. NORAD sta analizzando i dati che avete recuperato. Il segretario vuole essere informato di persona. Keegan, andrai da lui a Colorado Springs. Ricevuto. Ci vediamo al rifugio Vegas alle 12:00 di domani. Il J-Soc ha il pepe al culo. Prepariamoci e riposiamo un po'. Keegan sarà qui tra 6 ore. Ehi! Tu non senti niente. Sembra tutto a posto. Fuori! Riley, nasconditi! Tutto qui, pezzo di merda! Finora non ci ha detto neanche una parola. Non cederà tanto facilmente. Se vuoi che qualcosa sia fatto bene, devi farlo da solo. Sei sveglio. Bene. Bello avere tutta la famigliola riunita, vero? Manca solo il nostro amichetto. Dov'è Keegan? Sai che non ti dirò un cazzo. No? Forse ti farò cambiare idea. No! Figlio di puttana, ti ho Sta amato! Buono, campione. A te penserò dopo. Logan, guardami! Guardami, Logan! Sì, bravo. Guardalo. Fagli vedere. Quanto ti fa soffrire. Il tuo vecchio fa sempre così. Lascia crepare i suoi per salvarsi il culo. Cazzo, Rourke! Loro non c'entrano niente! Lascia stare i miei ragazzi! Stai parlando con un tuo superiore, tenente. Bada come parli. Non sei mai stato dei nostri. Non sei un ghost. Forse perché sono molto meglio di te. Sono sempre stato meglio di te! E tu? Tu ti consideri un ghost? Non vale niente. Tu e i tuoi figli siete morti. Voi Walker sarete dimenticati. Oh, il ragazzo è ancora vivo. Lo sai che è maleducazione sparare alla gente? Potrebbe partire un colpo. Quasi. Ancora un po'. Da quella parte. Rourke, basta! Dai, puntala al tuo papà! Logan! Logan! Oh, il pivello ha coraggio. Mi piace. Rischi la vita per il tuo capitano. Dovresti imparare da lui, Elias. È mio figlio. Già, e ora ti guarderà morire. Papà! Ti ammazzo, capito? Ti ammazzo, figlio di puttana! Ti ammazzo! Bastardo! Sono fiero di te, Logan. Andrà tutto bene. Hai ragione, Elias. Non sono un ghost. Sono colui che vi dà la caccia per spedirvi all'altro mondo. Il capo vuole il più giovane vivo.
ma ce la faccio. Dobbiamo andare. Keegan, ci muoviamo. Raggiungici appena puoi. Ok, vediamoci in cucina. Portiamoci sul lato ovest dell'edificio. È l'unica via d'uscita che abbiamo. Shh, dietro la porta. Facciamo in fretta. Via libera. Dov'è Keegan? Sta arrivando. Prendi quella radio. Possiamo provare a seminarli. Ci hanno sentiti. Presto ci saranno addosso. Ash, posizione attuale. Verso la cucina, perché? Ci sono quasi. Trovatevi un nascondiglio, ne arrivano un mucchio. Quanti? Troppi. Ah, cazzo. Porco. Forza. Cazzo. Keegan. Nascondiamoci, ora. Cazzo, tiralo su. Qui dentro, presto. Giù, a terra. Spegni la radio. Shh. Ehi, il ruido venía de ahí. Revisen las esquinas, no dejen nada a la suerte. Rodrigo, mira ahí. Ahora mismo. Giù, ne arriveranno altri. Shh. Ascoltatemi tutti. Ho perso di vista degli amici. Portateli, vivi o morti, e sarete considerati eroi della patria. Eric, Ash, Logan, se vi sentite. Buona fortuna. Grazie tante, pezzo di merda. Fermi qui, ne arrivano altri. Possiamo girarli. Lasciamoli avvicinare. Ok, Keegan. Thank you.
cancello. Ehi, è Riley? C'è la confusione, non l'ho più visto da quando siamo stati attaccati. Quanto manca? Non molto. Teniamoci a sinistra, siamo quasi fuori. Sinistra, sinistra! Di qua, via, via! Alla sinistra! Logan! Logan! Tutto ok? Come va, Merrick? Sto bene. Andiamocene prima che gli elicotteri scoprano dove siamo. Forse alla strip potrò rimediare un mezzo per fuggire. Con calma. Quelli sono troppi per noi. Riley! Logan, lo porti tu. Fuoco sugli elicotteri! Logan, lo porti tu. Fuoco sugli elicotteri! Batteria allo scoperto! Prendi Riley, andiamo! Logan, prendi Riley! Altri elicotteri! Al riparo! Di Riley!
Andiamo! Comando qui, Prince 2-0, rientriamo a pieno carico.